venuti a far del male, siamo venuti ad ascoltare Renzi che è venuto a Rimini a chiudere la campagna elettorale di Ignazio. Quindi la partita ce l'avete in mano voi, non ce l'ha più in mano lui. Uno per uno si prende il telefonino, si scarica la rubrica, ci guarda la vecchia zia che non trovo da qualche 6 mesi, si va a trovarla! Come sempre, tante belle parole, entusiasmo, sorrisi e tante belle favole. Giusto per la bellezza della politica. Femmini, non vi preoccupate. Non pensate che siamo malati, cioè un po' sì, ma non fino a questo punto. Guardarsi negli occhi, condividere le cose belle della vita, stare bene. Non è che occorre avere uno sguardo diverso sulla realtà. Questo sguardo diverso rimane l'avete. State facendo quello che oggi in tanti non fanno. Credere nella politica come una cosa bella, come una cosa seria. Ha parlato degli 80 euro che... Non ha detto però che verranno chiesti anche a quelli che avranno percepito meno di 8.000 euro all'anno, quindi meno soldi prendi e più dovrai restituire. Questa è la riforma di Renzi. Dovrete restituirli, ma di che? È soltanto se guadagni 1.700 euro e non 1.500 non hai diritto. Ti ha parlato di qualità della vita e allungamento della vita. Peccato che in tutta Italia, compresa l'Emilia Romagna, questo è il primo anno in cui la mortalità è aumentata e l'aspettativa di vita è diminuita. Quindi qualcuno dica a Renzi che non stiamo vivendo di più ma stiamo vivendo di meno per colpa anche della gestione della sanità nazionale e regionale. Mi gioco la giacca di Bonaccini che lo farà. Ha parlato come sempre di pessimisti, gente negativa, gente che parla solo di problemi. Caro Renzi, si chiama opposizione, si chiama democrazia. Purtroppo c'è un'Italia che talvolta si quasi gode nel raccontare le cose che non vanno. Parliamoci chiaramente, di cose che non vanno ce ne sono tante. Tu hai la responsabilità di governare, lo stai facendo male e vieni a chiedere i voti insieme al tuo sindaco. Chi di voi è candidato sulle mani? Voi siete quasi tutti candidati, no? Lascia governare quelli che tu chiami Goofy. E vedrai che le cose cambieranno. Però c'è uno che vuol fare il sindaco a Rimini, che è il candidato sindaco di Rimini, che a me sembra mezzo matto, mi dicono i miei, forse persino più di te. E secondo me siamo lì. Dovete anche lasciarmela passare. Goofy.